L'Arezzo perde e perde male a San Giovanni Valdarno contro la formazione di Jacobelli, che conquista la prima vittoria in campionato e la conquista proprio nel derby. Gli Amaranto giocano con Panatti, play davanti alla difesa al posto di Aliperta, che un po' sorpresa va in panchina. L'inizio è sottotono, le squadre si danno battaglia dal punto di vista agonistico, ma la qualità del gioco non decolla. I padroni di casa vanno vicini alle gol con Vassallo, che tutto solo dentro l'area di rigore cicca clamorosamente la conclusione a botta sicura. Poi ci prova Strambelli su calcio di punizione, ma la parabola scavalca la barriera e termina fuori non di molto. L'Arezzo cresce col passare dei minuti. Qua Panatti da fuori area calcia molto forte, ma non inquadra lo specchio della porta. Le occasioni più pulite capitano nel finale del primo tempo, prima con Mancino che si incune in area dopo uno scambio con Strambelli e calcia la sotterra, ma Cipriani ci arriva. L'altra occasione al minuto 38 con questo colpo di testa di Sicurella che passa a pochi centimetri dal palo. Squadre che vanno al riposo sullo 0-0, ti aspetti l'Arezzo che sale in cattedra nella ripresa e invece dopo 4 minuti il direttore di gara concede questo calcio di rigore per il fallo di Pinna su Vassallo, fra le proteste dei giocatori Amaranto. Decisiva anche la segnalazione dell'assistente. Proprio Vassallo si presenta dagli 11 metri e con questo destro potente sotto la traversa firma il gol dell'1-0. A quel punto Mariotti comincia a fare i cambi dalla panchina nel tentativo di dare la sveglia alla squadra. Entra Evangelista, ma poi Ruggeri complica tutto con questo fallo di espulsione ai danni di Migliorini, che lascia l'Arezzo in 10. Nelle finale ci prova ancora Strambelli su calcio di punizione, ma il tiro è troppo telefonato e Cipriani para. Muzzi gira alto di testa un cross dalla destra del capitano e nel finale, molto convulso, giocato senza lucidità, l'occasione migliore capita a Sparacello, che calcia rasoterra proprio nei minuti di recupero, ma Cipriani riesce a intercettare anche questa conclusione. Per la Sangiovannese sono 3 punti che la rilanciano in classifica e rendono più salda la panchina di Jacobelli. Per l'Arezzo invece una sconfitta che fa male, la seconda consecutiva in trasferta dopo quella di Gavorrano.